Siamo a Porta San Gennaro, luogo mistico della tradizione napoletana. Questa, durante il XVII secolo, era una delle porte di accesso alla vecchia città. Siamo sotto un affresco importantissimo del Mattia Preti. Un affresco che ha una storia un po' particolare perché, come ben sapete, Mattia Preti era un artista maledetto, condannato a morte dal re per omicidio. E fu salvato da una cortigiana, la quale disse al re, disse: "Maestà, guardi che lei sta per condannare a morte un artista importante, un pittore". Mattia Preti, per salvarsi la vita, fu costretto quasi a dipingere degli affreschi su tutte le porte della città. Questo è l'affresco della Madonna degli Appestati e questo affresco salvò la vita al Mattia Preti. Questo è un aneddoto veramente fantastico. Col passare del tempo questo affresco ovviamente con l'usura era andato a scomparire e fu proprio grazie alla famiglia di cui parleremo adesso che questo affresco è stato restituito al popolo di Napoli. Parliamo infatti della famiglia Capasso, l'antica pizzeria Capasso che si trova proprio ai piedi di Porta San Gennaro. Pizzeria particolare, una storia che ha un aneddoto un po' particolare perché a differenza delle altre è stata fondata da una donna, Donna Adele Lieto, una ragazzina di 16 anni che si dilettava a fare le pizze fritte, la quale sposò un capasso e diede vita a questa fantastica storia familiare, a questa fantastica pizzeria. Attualmente la pizzeria è gestita dai cugini Giovanni e Gaetano Capasso e dalle nuove leve rappresentate da Vincenzo Capasso, figlio di Giovanni. Quindi benvenuti nella città antica, benvenuti a Porta San Gennaro, benvenuti alla pizzeria Capasso. Questa pizzeria è nata nel 1841 da Gennaro Spadaro. Abbiamo queste informazioni in quanto da una licenza da lui richiesto alla prefettura di Napoli sappiamo che è stata aperta da questo signore. Solo nel 1847 passerà alla famiglia Lieto, dove vediamo il capostipite Lieto Pasquale, che porta la data del 1778. A cascata vengono i loro figli, Lieto Giuseppe, Lieto Vincenzo, Lieto Adele, mia nonna, pizzaiola, che nel 1900 sposa Giovanni Capasso. E qui a cascata vengono tutti gli altri nomi, il nome di mio padre, seguito dal mio e da Gaetano, che portiamo avanti questa attività, e da Antonio e Vincenzo, le ultime generazioni. Anticamente i pizzaioli usavano anche le loro pizzerie come casa, come dimora. E anche questo locale ha fatto sì che desse casa, dimora a mio nonno. La famiglia Capasso ha aderito all'Unione delle Centenarie e quello di salvaguardare proprio la tradizione della pizza napoletana e quella delle famiglie centenarie che ne fanno parte.